Buongiorno a tutti, buona domenica. Oggi è una bellissima giornata di sole, siamo sotto le vacanze di Natale, purtroppo però è l'ultima puntata. Quindi Gian Come ne ogni sa che cosa fa il suo corso. esatto, ci farete compagnia in questa bellissima domenica di sole qui a Padova, insomma spero ci sia anche nelle vostre città. Piangiamo dopo, insomma sicuramente Ma avremo anche modo, no. ma anche no, sicuramente avremo modo di divertirci e di raccontarvi un sacco di belle cose. Oggi Gian, come vedi, siamo pieni di ospiti. È Il vero, nostro oggi studio sì, è bello zeppo, bello bello fornito, pieno, sì. bello pieno. Faccio un saluto generale a tutti voi, buongiorno signori. Buongiorno. E non me ne Buongiorno. volere, ma ovviamente vado a presentare prima le donne. Prima Sembra una le prassi da seguire. donne. Come tematica giornaliera, oggi parleremo di design. La butto lì un po' sul generico perché ci saranno sicuramente moltissime cose da sviscerare. Quindi, insomma, un Molte, sì. pochettino alla volta le nostre ospiti e il nostro ospite, il cavaliere della giornata, andrà un po' a raccontarci quella che è la loro realtà. Parto con Mita Grioni, ribuongiorno. Buongiorno a te. Ciao, grazie di essere qui con noi. Laura Moschini, buongiorno Sì, a te. buongiorno. Buongiorno. E per ultimo, ma non per ultimo, Roberto Blanzeri. Buongiorno a Ciao. voi, grazie. Ciao. Benvenuti. Grazie. Nasce nel 2012 una bellissima realtà che si chiama Design at Design Company, studio di progettazione che continua pure Ah, dunque, allora, uno studio di progettazione che è composto da 5 interior tu. designer. Ok, Qui quindi sono voi tre, tre più esatto, altri due mancano professionisti. esatto perché Ok. non ci stavano, solo per questo non Permettimi ci sono, spazio. e sono Esatto, Michele è Volpi e vero. Stefano Bergami. Sì. Siamo 5 professionisti, Tutti interior tutti design. interior designer, Ok. e veniamo da Milano, Piacenza, Ferrara, Firenze, Bologna e gli altri due. Quindi Quindi insomma prendete copriamo anche una esattamente. bella fetta nazionale. E, sì, esattamente, Certo. tutto il centro-nord è Sì. nostro. E diciamo che noi ci siamo conosciuti tanti anni fa nell'associazione AIPI, l'Associazione Italiana Progettisti Interni, quindi già lavoravamo insieme, ognuno di noi copre delle cariche istituzionali all'interno dell'associazione, quindi avevamo già cominciato a collaborare. Diciamo che il piacere di affrontare delle sfide un po' più importanti ci ha portato a unire le nostre esperienze, il fatto di essere di cinque regioni, no, cinque regioni no, ma tre regioni diverse ha influito anche questo moltissimo perché abbiamo scoperto quante diversità ci sono di regione in regione, quindi è diventata una preparazione molto più completa e una forza indiscutibilmente più importante per affrontare lavori di una certa dimensione. Ma quindi, Mita, come si sposa la realtà di Design at Design Company con il design stesso? Allora, guarda, innanzitutto faccio una premessa veloce. Cosa sono gli interior designer? Sì, Innanzitutto gli interior esatto, che così designer spieghiamo. non sono arredatori, sono una cosa completamente diversa perché anche se abbiamo il fine ultimo di rendere degli spazi che siano abitazioni, che siano di accoglienza come alberghi, che siano pertinenti al lavoro come uffici, centri commerciali, negozi, eccetera, rendere quindi piacevoli, accoglienti e dare una distribuzione interna e come spazi e come arredo, la nostra preparazione passa innanzitutto con uno studio delle persone che devono vivere o essere ricevute in questi spazi. Quindi conoscere chi ci deve andare a vivere, abitare, lavorare e soprattutto fare, se si tratta di attività commerciali, una valutazione del territorio, uno studio del target di persone Caspita, che devono quindi c'è essere uno accolte. studio decisamente Direi di sì, approfondito, anche perché approfondito. insomma Molto. 5 professionisti che interagiscono si completano, quindi Sicuro. diventando Design at Design Company assieme danno sicuramente un servizio a 360 gradi. Sì, sicuramente. Infatti abbiamo formato questo gruppo anche considerandolo una sorta di piramide di servizi dove noi siamo al vertice, ma abbiamo tutto quello che serve non solo a farlo bello, funzionale e accogliente ergonomicamente e anche psicologicamente, perché un ambiente dove si vive o si lavora deve essere piacevole anche in quel senso, ma soprattutto renderlo funzionante e soprattutto redditizio se si tratta di un'attività commerciale, Certo. perché tanti bei progetti
validissimi, se non sono gestiti o pensati in maniera tale che possano poi funzionare, va da sé che non hanno il risultato che si richiede. Certo. E quindi diciamo, come interior designer, noi facciamo tutta questa ricerca, quindi il bello è l'ultima cosa. È quello che ci differenzia un po' dalla che redattore. Di solito è un po' messo infatti uno dice il tiro designer ok, bello e caro. Non è così il discorso, anzi sì, la nostra preparazione c'è un po' questa leggenda magari, insomma, quindi mi fa piacere che tu la possa sentire perché insomma è proprio anche usuale, esatto, sì. Quindi questa differenza diciamo ci teniamo a sottolinearla perché è proprio quello che rende la nostra professione più ricca e soprattutto dà una certa garanzia di professionalità e di certi risultati da raggiungere. Certo. Ciò premesso, diciamo che parliamo del design, che sarebbe poi appunto la cosa principale sì, di questa puntata. Esatto, il pilastro portante. Design, studiando, leggendo su web, noi lo possiamo definire come una parola inglese che significa progetto, e progettare viene dal latino, che vuol dire progetto, vedere avanti. Quindi sì. È un modo di dare un'interpretazione di oggi con una visione del futuro, quindi in tutte le sue caratteristiche, che siano filosofiche, uh-huh, artistiche, imprenditoriali. Quindi questa visuale è un po', diciamo, restrittiva, perché lo definisce come etimologicamente come significato della parola, ma esclude quello che per noi è fondamentale, l'emozionalità che oggetti e progetti di design possono comunicare. E diciamo è una convinzione nostra che è stata anche dimostrata dai risultati che abbiamo ottenuto dai nostri più o meno recenti lavori, perché quando una persona vede un pezzo di design oppure entra in un ambiente studiato da un interior designer e quindi c'è una certa accortezza, una certa ricercatezza di quello che serve a far star bene le persone che entrano, il risultato finale nostro, che è il nostro obiettivo, è una forma di benessere fisico, psicofisico, vedere che le persone quando entrano negli ambienti progettati da noi o vedono qualche cosa che riguarda il nostro modo di fare design, si trovano bene. Quindi è una forma proprio completa che non è finalizzata all'oggetto o all'ambiente, è proprio un'emozione di piacere e benessere che deve essere portata con questo nostro modo di fare design. Certo. Anche perché noi lo estendiamo non soltanto alla quello che abbiamo già detto prima, agli oggetti, gli ambienti, i negozi, gli uffici, ma abbiamo diciamo sposato anche l'idea di un design del progetto, cioè se io entro in un ambiente progettato da noi, per esempio, dico subito se mi piace, non mi piace, i colori mi fanno star bene, l'ambientazione, i rumori, gli odori anche che si creano. Sì, un po' tutti i sensi, no? Vengono coinvolti. Però alla fine, se noi volessimo promuovere un ambiente, un progetto, un oggetto, un format di qualunque cosa che ancora non esiste, come possiamo fare? Questa è la nostra interpretazione di oggi del design, cioè noi riusciamo a dare forza, forma, vita, immagine a quello che ancora non esiste e renderlo comprensibile al pubblico e soprattutto ai nostri committenti. Sì. Cioè se c'è un personaggio, un industriale, un negoziante che vuole vedere se un certo prodotto che già o deve essere rinnovato o è nuovo, che effetto possa avere sul mercato e sulle persone comuni che sarebbero poi quelle che certo devono essere i fruitori di tale fatiche, servizio, noi riusciamo a creare un ambiente o una situazione studiata proprio dal progetto in tutta la sua evoluzione
che fa comprendere che cosa può effettivamente succedere quando il prodotto o il progetto è sul mercato. Certo. È una cosa che abbiamo appena fatto di recente con la Bologna Design Week. Sì, che infatti, dove, se ti ricordi dove Gian, dove, esatto, dove li abbiamo conosciuti in realtà. Esatto. Perché eravamo lì in questa bellissima, insomma, nicchia, cornice, chiamiamola così, cornice di una Bologna medievale. Bellissima. Veramente, insomma, molto l'esposizione bello, sì, era decisamente suggestiva su quello, insomma, sì, vi facciamo i complimenti. Questo fa piacere perché vuol dire che sì, abbiamo raggiunto l'obiettivo. Sì, ma infatti per due almeno sì. Per due almeno sì. Ma per tanti. Ma credo per tanti. No, per io tanti, ho sentito anche credo magari passanti a caso per il centro che passavano appunto per sì, Bologna, sì, in quel momento le opinioni erano di certo favolose. Noi abbiamo avuto modo appunto di conoscervi lì, Roberto, tramite le nostre già conoscenti, amiche, insomma, sì, ospiti e anche vostre dell'associazione appunto Home Staging Italia, associazione professionisti Home Staging Italia, scusate, esatto, sì, che hanno appunto avuto il loro bellissimo spazio mensile, quindi Mobiliando. E, ho notato insomma un'esplosione d'arte. In quel momento lì però ho capito che non era solo una esplosione d'arte, una dimostrazione artistica, chiamiamola così in maniera molto spiccia, io non riesco a usare parole belle, complicate e complesse come le vostre, ma era un modo di farvi vedere, di farvi conoscere. Io lì ho capito che comunque il vostro non è solo un lavoro di design genericamente parlando, ma è anche di promozione artistica nel vero senso della parola, cioè come certo, adesso mi vengono in mente le fiere, ma non sono le fiere in realtà quelle che voi, cioè così, non solo fiere o non fiere, ecco, quelle che voi organizzate, ma degli spazi appunto dove l'arte possa essere la protagonista. E di conseguenza certo, il design, correggimi se sbaglio. No, no, giustissimo, infatti diciamo che vengono chiamati eventi. Sì, eventi, sì. Mita ha fatto una diciamo parentesi, un'ampia parentesi sul design. Noi ci occupiamo di design degli interni e in questa occasione abbiamo cercato di creare i presupposti al dialogo tra produttori, artisti e progettisti. Comunemente ci capita di lavorare con l'arte, ci capita di lavorare con chi mette le mani sugli oggetti, chi produce gli oggetti. Questi eventi servono a far sì che si possa dimostrare che tutto questo, passando attraverso ad uno studio, attraverso ad un lavoro di equipe, possa creare dei presupposti di dialogo. Creare presupposti di dialogo vuol dire fare comunicazione in maniera diretta. Questa esperienza ce l'ha uh-huh, ampiamente dimostrato. Questa ambientazione, peraltro, ha creato i ulteriori presupposti per lo sviluppo di un video artistico che ci ha aiutato a realizzare Favole Arte Show, degli amici che sì, si sono impegnati tanto su Bologna. Infatti poi sicuramente quando pubblicheremo la puntata nei nostri social avrò il piacere di farvi vedere comunque il link del video dove insomma anche chi ci segue da casa lo possa andare un po' a curiosare, perché è un video decisamente suggestivo ed è un video che insomma fa anche conoscere un po' quelli che sono i materiali, ti sembra di toccare un po' le pareti, che io ovviamente l'ho già visto, ma capirete poi quando l'avrete visto di cosa sto parlando, della ragazza insomma che quando balla si avvicina in primo piano ai materiali, mi sembra quasi di toccarli, è stata una bella rappresentazione del design, almeno insomma secondo il mio punto di vista, ecco. Questo sicuramente sì. Sì. La curiosità o comunque la domanda che mi viene spontanea in questo momento è se io fossi un committente qualsiasi, quindi sia un'azienda che un committente privato che magari volessi pubblicizzare o comunque far conoscere il mio marchio, voi con Design at a Design Company riuscireste a crearmi l'evento di modo che il mio marchio possa essere attraverso il design conosciuto al pubblico? Direi assolutamente sì. Sì. Diciamo che sta diventando un po' uno dei nostri punti di forza, perché abbiamo maturato l'esperienza progettuale, esperienza sui materiali, uh-huh, e esperienza anche in termini proprio di relazioni con i media che ci
permettono di confezionare un pacchetto, ad esempio il video è un esempio, una dimostrazione tangibile, anche. Uno strumento per poter fare, comunicazione. Sì, sì, è uno, diciamo, è diventato uno dei nostri punti di forza, per cui eventi intesi come opportunità di fare comunicazione, sì, esatto, anche al di fuori di situazioni più comuni come degli stand, cioè gli allestimenti fieristici. Sì, 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 sì. Ovviamente noi abbiamo discusso un po' prima della puntata e ho appositamente calcato un po' la mano su questo tipo di argomento perché è la prima volta, insomma, che almeno a me personalmente capita di trovare uno studio di progettazione che non si occupa solo di arredamento di interni attraverso gli interior designer, ma si occupa anche di valorizzarne i marchi delle aziende o comunque, insomma, i marchi di chi voglia far conoscere il proprio brand. Certo. Questa credo sia, insomma, una rappresentazione di design sotto una chiave diversa rispetto a quella che siamo abituati magari a vedere in TV tramite dei programmi o a leggere anche nei giornali di arredamento più comune. Per quello, insomma, mi sono certo permessa di poter valorizzare un po' di più quello che è stata la Bologna Design Week e quello che poi ne ha portato o ne potrebbe portare. Sì, sì. Infatti, se mi consenti, volevo dire che proprio nella Bologna Design Week, dove il nostro esperimento si chiamava At Dinner. At Dinner, è vero, sì. Sì, At Dinner col punto interrogativo. Col punto interrogativo. At Dinner, cioè a cena, sì, perché sì, a sì, cena sì, generalmente ci si trova per discutere. Sì. E sì, sì. Oggi con i mezzi che abbiamo a disposizione si discute sempre meno, per cui At Dinner era un invito al dialogo, questo era il, esatto, diciamo, lo start. Diciamo che noi abbiamo selezionato le persone e con le proprie abilità artistiche, decorative, di finiture, proprio fra quelli che potessero darci un risultato di quello che può essere ogni parte che compone un progetto. Infatti avevamo chi produce resine eccezionali, un ebanista favoloso, chi fa dei mosaici di marmo bellissimi, chi fa finiture di pareti particolari con immagini enormi, anche quelle, appunto, lo sfondo con le due torri di Bologna che abbiamo fatto. Sì, sì, ecco, sì. Io mi ricordo i tortellini. Questa è una cosa che rimane alla memoria di tanti. Beh, erano favolosi. Quei tortellini, favolosi, anche per noi sono un ricordo, perché sono spariti. Non speriamo qualcuno se li sia mangiati. No, allora erano di gesso, per cui erano indigesti. Infatti, belli ma indigesti. Tutte le sculture che hanno creato questa atmosfera, diciamo, di piazza di popolo con questi decori particolari. Quindi è stato il successo grandissimo dal nostro punto di vista, oltre l'aspettativa, è stato proprio che chi entrava o anche solo passava lì davanti aveva sempre un commento, un'esclamazione di oh, che bello, che ovviamente è quello che a noi gratifica di più. Vabbè, ma poi entrava per direi sapere chi siamo, chi sia, e chi, certo, sono. Certo, quindi certo, anche tutti quelli che sono stati messi in evidenza tramite il nostro progetto, sì, anche che sono perché stati era pieno di professionisti quel giorno nel settore, per costituirlo, certo, hanno avuto un ruolo veramente importante che ha il suo proseguo, chiaramente. Ecco perché dicevamo il discorso del progetto, del design di progetto, perché dietro tutto questo è una costruzione completa per arrivare a un obiettivo comune o individuale che sia, però è solo una questione di percorsi diversi da seguire. E non ultimo il discorso di Oman. Sì, infatti ci stavo arrivando. Esatto, esatto, esatto. Stavo appunto collegandomi a questo tipo di considerazione, perché in realtà voi avete esportato, no, un po' del vostro genio creativo anche fuori dal coraggio. Beh, sicuramente tanto coraggio, in questo momento qua ce ne vogliono a palate, ce ne vuole a palate, quindi assolutamente. Quello non nel 2013 magari coinvolgiamo Laura, ci spieghi un po', in Oman, giusto? Avete l'Expo, mi pare. Sì, l'Expo di Muscat è stato portato a questa collezione su richiesta di un nostro come si dice, un nostro interlocutore, un imprenditore che ha fatto una sono stati costruiti questi oggetti, sono in bricola. Parliamo magari anche di questo aspetto che è particolarissimo. Sì, a me è incuriosito un sacco. Avete portato un pezzo di Venezia esatto, in Oman. Esatto. Sì, non esatto, solo la bricola, proprio anche tutto quello che è stato costruito intorno. La collezione si chiamava
posso dirlo? Sì, sì. Cioè, Anime di Venezia. Anime di Venezia si chiamava. Lo stand è stato costruito su un solo tavolo, ma gli oggetti erano 20, quindi anche in quel caso abbiamo comunicato una collezione intera in poco spazio. Ma per collezione intera che cosa intendete? Cioè che cosa avete realizzato? Oh, c'erano moltissimi pezzi. Sì, no, abbiamo diciamo, utilizzato due materiali principe diciamo, in questo progetto, che è il legno di briccola, cioè le famose briccole che sostengono tutta la città di Venezia, che non è altro che rovere, che nell'arco del tempo è deteriorato, certo, da che poi si è tarlato, sì, esattamente, che dai molluschi ciclicamente viene dentro l'acqua, quindi, certo, sostituito, per cui viene, vengono tolti, vengono sostituiti e tutto questo legno viene accatastato. Questo format, diciamo questa idea che non è nostra del riutilizzo della briccola, che è un noto imprenditore diciamo italiano, un produttore di mobili, ha dato il là a una serie di idee, tra le quali questa di questo imprenditore, alla quale abbiamo partecipato con questi con questo numero di pezzi che abbiamo portato in Oman. Il legno di briccola, che viene poi trattato e riutilizzato, ha un sapore molto particolare, per cui ha questi buchi, quest'area di vissuto, unito alla fusione di alluminio, che è questo grigio argento lucido, crea questi oggetti. Degli effetti speciali. Infatti hai chiamato sapore, non sapore, a caso. Sì, sapore, sapore. Esatto. Non vi dico le reazioni da parte degli omaniti stessi, persone che non hanno mai visto il legno di briccola, avevamo questo infatti allestimento in cui si vedeva la laguna di Venezia. Anche perché gondole, appunto immagino, eccetera, che poi ci sia stata tutta la spiegazione, certo, tecnica, paesaggistica, insomma da dove deriva il legno stesso, quindi hanno avuto modo di vedere Venezia da lontano in realtà. Assolutamente, assolutamente. Infatti, qualcuno mi ha chiesto dove era Venezia, poi cioè, un po' spiazzato, perché dici, Venezia lo sanno è un tutti, po' intera- o quasi. Quello no. Quello non lo so. E mi avete anche ricevuto una menzione, mi pare. Abbiamo ricevuto una menzione, abbiamo avuto la visita dell'ambasciatore italiano in Oman, che ci ha diciamo premiato come uno degli stand più interessanti della fiera, visto queste idee. Siamo venuti a casa, insomma, orgogliosi. Con una bella soddisfazione. Certo che sì. Posso fare una precisazione? Devi. A supporto di quanto detto prima dell'importanza del design di progetto. Allora, questa fiera, che quella era una fiera, era 3x3, piccolissima. Quindi un'esposizione stand, molto piccola. Il nostro stand era piccolissimo, il tavolo era piccolo e non abbiamo dovuto ricercare molto per capire che quel tavolo, grande per noi, era un tavolo da tè per i paesi arabi. Certo. Perché sono abituati, a spazi molto piccini, certo, certo, quindi certo, lo stile era perfettamente calzante, ma le dimensioni no. Però abbiamo costruito questa collezione di 20 pezzi, abbiamo allestito questo stand, abbiamo creato il logo, il sito, delle grafiche particolari, ricreato un pezzo di Venezia in questo stand, ma tutto questo impero era su un unico tavolo, perché il resto non esisteva ancora, era soltanto disegnato, renderizzato e ambientato da noi. Quindi mi sembra l'antico alfabeto veneto scritto sui bordi, esatto, del tavolo. Il tavolo aveva la storia delle briccole inciso sul bordo, che con meraviglia, parte italiano, parte inglese, parte dell'antico veneto. Ah, sì, cioè, dialetto, che l'ho bello, scoperto anch'io. Molto bello. Poi quando ci si mette a capofitto in un progetto e si fa ricerca, in quel momento si fa cultura anche propria, no? Certo. Per cui lì siamo arrivati a vedere questo alfabeto veneto, che è particolarissimo, perché è anche graficamente molto interessante, bello, stimolante da vedere. Bello, sì. L'abbiamo utilizzato per caratterizzare questo bordo in fusione di alluminio. Utilizzeremo per i caldieri. Sì, beh, potrebbe essere. È un'idea. Ci lavoriamo. Sì. In sostanza abbiamo fatto una fiera presentando dei prodotti che non esistono. Nel senso, esistono nella mente, ma in effetti poi non realizzati soltanto uno in quel momento, poi gli altri sono venuti a seguito. Ma in due mesi, meno di due mesi, abbiamo tirato in piedi tutta questa situazione, che ha dato i suoi frutti e ci ha consentito poi di sviluppare il progetto anche in futuro. Ecco perché il design
del progetto è una forza indiscutibile, perché oltre ad avere a dare questa possibilità di creare, di far vedere quello che ancora non c'è, ha alle spalle un supporto di professionisti come noi, adesso non necessariamente noi, ma come noi, e quindi è anche una garanzia per il cliente di ottenere poi dei risultati. Beh, direi assolutamente sì, senza ombra di dubbio. No, io avevo una piccola curiosità, sì, però se hai una domanda... Lo so, sai, però... Che noi ogni tanto possiamo dirlo, nell'ultima puntata buttiamo l'occhio al timer. Beh, vabbè, ovvio. No, perché se no si chiedono... Perché... Un dietro le quinte, ecco. Live. No, beh, allora, a me, se non avevi altra domanda, tu, a me è venuta in mente una domanda al volo che volevo fare a Laura. Un po' per i vostri progetti futuri, per quello che ci puoi svelare, ovviamente. C'è qualcosina che Design at Design Company sta studiando in termini sia di evento, sia di progetto, sia di... Ovviamente, ripeto, quello che è segreto e non lo voglio sapere. Quello che è scaramanzia, ancora meno. Però magari se ci dai, non so, qualche indicazione e soprattutto se ci dai dei contatti, di modo che i nostri amici da casa riescano a mettersi in contatto con voi. In discussione sono diversi, quelli vagliati sono veramente tanti, quindi siete sempre in continuo continua evoluzione, sì, continua pensiamo a turno, sì. Sicuramente no. Sì. Anche perché c'è un aspetto, scusa Laura se ti interrompo, ma era per darti il suggerimento, visto che ho capito che stavi pensando a quale, il wellness a cui noi abbiamo dato molto impegno, grandioso, sì, il wellness è stato interpretato anche in una chiave un po' particolare su Berlino del Mugello. Stiamo facendo un lavoro molto interessante su una collina del Mugello, un wellness con un impatto ambientale quasi zero. Per vederlo dovremmo prenderci un weekend. No, senti, io credo anche due, non è un problema. Sveleremo qual è l'agriturismo. A breve, non possiamo a breve fare. Quindi poi altre cose, sicuramente ci saranno altre situazioni come quella che abbiamo creato alla Hug Design, sì. Ci sono altre aziende con cui collaboreremo, adesso però dirvi è un po' prematuro. No, ma infatti ne parliamo la prossima, certo, edizione. Sapevo che la mia domanda era un po' così, un po' sornione fatta apposta, però rimane, insomma, ripeto, metti caso nostra, che qualcosa usciva. Il nostro obiettivo di creare sempre queste piramidi di servizi con servizi anche finanziari, poi sì, sono finanziari, noi partiamo a cappello di questa piramide e poi c'è una serie di lavori con la web design, come dicevo, il finanziario, poi cosa c'è sotto, tutto quello c'è che tutto serve immagini coordinate, tutte queste cose, okay, che vengono poi messe in un progetto. Ripetiamo, anzi no, ripetiamo, diciamo per la prima volta al volo quello che è il vostro sito e se volete lasciare una mail per design@designcompany.com.it, non mi ricordo più, design@designcompany.com, con scritto at design, esatto. Company sì, .com, esatto, e stesso identico account per la mail. E la mail è hello chiocciola. Ok, designedesign.com. Poi ovviamente lo troverete scritto sotto. E purtroppo ci dobbiamo salutare, il tempo a nostra disposizione è volato, è finito. Grazie mille di averci accompagnato in questa ultima puntata della seconda stagione di Immobiliando. È stato un piacere. Grazie a voi. Salutiamo anche i nostri due salutiamoli compagni. Assolutamente. Stefano Berni, che io ho conosciuto, abbiamo conosciuto Bologna. Sì, che voi certo, conosciuto Bologna. Esatto. Ci hanno invidiati e adesso li taggeremo nei social. Gentilissimi come sempre. Ciao ragazzi, grazie, buona domenica, buon Natale. Alla prossima stagione, grazie, arrivederci.